Grazie, buongiorno a tutti. Sono Laura Angius, Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tutela della Natura, che fa parte appunto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Oggi, alla fine di questi due giorni, ovviamente io vorrei semplicemente intanto condividere quello che già hanno portato alla luce tutti i colleghi che hanno parlato prima di me, perché le tematiche relative alla governance sicuramente sono quelle che vanno maggiormente curate, perché poi riusciamo, alla luce di queste pochissime risorse di cui tutti ormai risentiamo, portare avanti i programmi che ci viene chiesto di fare. Non a caso ieri il dottor Dupré, ancora una volta, è anni che ce lo dice, però non si esime dal ripetercelo, ci dice sempre: le regioni articolo X del DPR devono. A noi va bene, noi accogliamo questo invito, ma vorremmo anche dire che, se è vero che il Ministero non ha soldi, manco noi ce li abbiamo. Io oggi mi trovo con una legge di bilancio che nell'allegato tecnico fa 0000. L'unica partita che ho da gestire, peraltro devo dividerla anche col collega, con un collega che si occupa di fauna come me, lui per la parte terrestre, io per quella marina, sono 150.000 euro per il recupero della fauna, basta, non ho altro. Dunque, alla luce di questo, è chiaro che va fatto un ragionamento. Io questo chiedo in particolare al Ministero, che il Ministero operi questo raccordo tra il livello regionale, il livello dei ministeri, perché è importantissimo andare a guardare a casa di ciascuno che cosa c'è e che cosa si può prendere per promuovere questa partita del monitoraggio. Partita che ovviamente noi abbiamo ben seguito sin dall'inizio, predisponendo un programma di rilevamento dei dati ambientali basato sul sistema SINA, cioè il nostro omologo, il SIRA regionale, ha ritagliato al suo interno una sezione specificamente dedicata che si chiama SIT Habitat. Lì dentro noi abbiamo realizzato questo sistema e nel corso degli anni, con tutti i finanziamenti dedicati, abbiamo ulteriormente implementato di volta in volta. Stiamo parlando di progetti specifici che troviamo richiamati nell'allegato 3 che ci è stato mandato, e un elenchino piuttosto nutrito che però purtroppo mi dispiace non aver trovato richiamato da nessuna parte del rapporto. Noi avremmo gradito magari che questo sforzo un minimo venisse portato alla luce, ecco, anche certamente rispetto all'impegno grande che si è preso ISPRA, l'impegno che poi il Ministero ha riassunto concludendo i lavori e con da ultimo anche l'allineamento delle discrepanze che sono state rilevate rispetto al dato di monitoraggio e invece a ciò che c'era scritto nei formulari. Ecco, questo poteva essere per noi un, come dire, un momento premiante dell'impegno che in tutti questi anni è stato messo. Per quanto riguarda invece la programmazione prossima, noi ci siamo presi anche l'impegno di scrivere dei PAF. I PAF non è che nei PAF ci sono scritte delle cose così così, ci sono scritti degli impegni ben precisi. Allora, anche a fronte di questo, è necessario ancor più che, se queste cose che sono state scritte nei PAF devono essere realizzate, ecco, queste hanno bisogno chiaramente di un affiancamento del livello statale, che deve andare un po' anche a Bruxelles a dire: benissimo, c'è una direttiva, ci sono tante altre leggi che tutelano la flora, la fauna, gli habitat, e in particolare la direttiva un canale di finanziamento per esempio non ce l'ha. Allora, noi possiamo andare a guardare nel PSR, possiamo andare a guardare negli altri strumenti di programmazione europea, ma sicuramente questo non servirà per soddisfare il nostro bisogno di implementare il pacchetto del monitoraggio. È essenziale, è elemento primo per poter dire che poi saremo capaci anche di fare conservazione nella misura in cui deve essere fatta, e cioè in misura seria, con gli approfondimenti e le ricerche di campo. Noi siamo andati a indagare. Allora, io non mi vorrei dilungare oltre, perché abbiamo chiesto al dottor Genovesi se era possibile portare un punto della situazione di quello che abbiamo fatto noi a livello regionale, che poi è stato un po' contratto perché venisse adeguato a quello nazionale. Noi abbiamo lavorato su griglie di 5 km per 5 e ovviamente con le risorse che avevamo non abbiamo esteso questi monitoraggi a tutto il pacchetto della direttiva. Dopodiché rimane sempre ciò che sta fuori Rete Natura 2000, e lì veramente a questo punto diventa un grosso punto interrogativo.
non vorrei ancora parlare, perciò non so se l'intervento del dottor Rucche illustra, lo facciamo adesso o chiudiamo il dibattito e poi lo presentiamo, come volete. Grazie.